Siamo stati come funamboli, in equilibrio su un filo, notti spezzate dal suono di ambulanze. La paura di non potercela fare, la certezza di riuscire a farcela insieme. La prima sensazione forte è stata quella della paura, l'angoscia di essere davvero dentro a una situazione che sembrava una situazione da film nella quale mai ci saremmo immaginati di finire. Subito dopo ci siamo rimboccati le maniche e il nostro lavoro, siamo abituati a lavorare con ritmi molto serrati e questa volta era tutto l'ospedale a lottare contro una sola malattia. Anche noi abbiamo le nostre paure, le nostre ansie, abbiamo a casa figli, moglie, quindi i miei 2 mesi della prima ondata, la mia sensazione, la mia paura era portare a casa qualche cosa, più che per me stesso. Abbiamo racchiuso in un libro l'esperienza vissuta per lasciare una testimonianza alla cura e alla ricerca, per non scordare quei momenti intensi e difficili. Come Niguardo abbiamo pensato di produrre questo volume che testimonia l'impegno clinico, professionale, umano di tutte le persone che hanno lavorato in questa prima ondata epidemica. È un documento importante perché testimonia l'esperienza sul campo dei nostri professionisti. Diventa un momento di riflessione e di stimolo per tutto il Servizio Sanitario Nazionale. Cercare di capitalizzare le esperienze, valutare le criticità e capire con i progetti innovativi che sono stati messi in atto come progettare una sanità migliore, questo è un po' quello che noi ci ripromettiamo come spunto di riflessione comune. Sono pagine di un'esperienza diretta, vissuta da chi? Per dovere e per scelta, ogni giorno è chiamato a combattere la malattia e proteggere la vita. Giorni che non dimenticheremo, vite che non dimenticheremo. Quello che io ricordo di questo periodo erano gli occhi dei pazienti. Questi occhi che davvero ci chiedevano aiuto. Erano occhi di paura, occhi che ti dicevano uscirò da questo reparto. Pazienti che abbiamo dovuto purtroppo accompagnare alla morte e per noi è stato davvero molto molto pesante. La cosa più bella che mi sono sentita dire dai miei infermieri è stata proprio mandami dove c'è bisogno. E questo vuol dire che l'operatore sanitario, l'infermiere comunque è disponibile ad andare dove c'è necessità di andare, dove c'è bisogno della sua attività, della sua collaborazione, della sua competenza. La sensazione è proprio di essere un grande gruppo, cioè un gruppo comunque che ha affrontato questo momento che per tutti noi è stato dirompente, però in maniera assolutamente solidale. Ai 4.500 operatori dell'ospedale Niguarda di Milano che con impegno, cura e abnegazione hanno lottato instancabili contro la pandemia. A loro è dedicata questa piccola memoria scritta. Questo volume è stato prodotto grazie al prezioso contributo di Cancro Primo Aiuto, che nel suo 25esimo anno ha pensato di aiutarci in questa esperienza. Siamo solo uomini che aiutano altri uomini, seguendo anche un po' il nostro motto di fondazione, facendo sinergie anche con altre associazioni, ci siamo messi in campo anche per questa attività. Questo libro che uscirà adesso, in questi giorni, della prima pandemia sull'esperienza del Niguarda, che per noi è l'ospedale di riferimento, ci sarà anche un piccolo capitolo che racconta quello che abbiamo fatto noi e poi i risultati li abbiamo visti e li stiamo vedendo tuttora. Grazie al contributo di Cancro Primo Aiuto che ancora una volta è in prima linea nel essere artefici anche di momenti di approfondimento e di commozione, io voglio ringraziare in questa occasione i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari ma anche gli operatori amministrativi, direzione strategica dell'ospedale di Niguarda.
La prima ondata raccontata in maniera così importante nel libro è stata un'esperienza fondamentale per gestire al meglio questa seconda ondata e quindi una grandissima capacità anche di essere flessibile, molto veloce nell'aprire posti letto, nell'alleggerire il pronto soccorso e quindi riuscire a ricoverare e a curare tutti coloro che hanno avuto bisogno. Non ti chiedi se ce la fai, fai quello che devi fare e vai avanti.